Fare di Villa Genna un nuovo polo culturale e turistico in un contesto di notevole rilevanza naturalistica, qual è la riserva dello Stagnone a Marsala. Con questi propositi, l'amministrazione comunale ha deliberato l'approvazione del nuovo bando disciplinare di gara per affidare la struttura gentilizia che si affaccia sulla laguna e ha rivisto le modalità di affidamento, privilegiando una vera riqualificazione dello spazio a verde e al contempo puntando ad attrarre investimenti da parte degli interessati. Noi abbiamo cercato di capire in cosa si potesse fare là. Per tanti anni sono nati del ristorante, del bar e tutti sono falliti perché quel sito è abbastanza grande, troppo bello e ci vogliono delle persone capaci a tenerlo, a farlo funzionare. Insomma, abbiamo fatto prima una manifestazione di interesse, tanti hanno presentato sempre sotto, farò un bar, farò un ristorante, qualche altro ha presentato l'idea di fare delle grandi fiere, delle fiere che coinvolgessero soprattutto il Mediterraneo, non semplicemente la solita fiera, insomma, di paese. Mi è sembrato Ci è sembrata una buona idea, quindi adesso abbiamo fatto un bando in modo che si possa fare questo, ma tenendo conto che quello che abbiamo chiesto eventualmente di tenere aperta sempre Villa Genna e farla fruire a tutti i cittadini, perché è un posto bellissimo, è un posto all'ingresso del nostro Stagnone e secondo me le due cose possono convivere e in più abbiamo detto la possibilità di fare anche ricerche scientifiche per quanto riguarda la flora, la fauna che abbiamo in quel posto. Io penso che può andare bene in questi giorni, la sistemiamo, ci sarà probabilmente un circo per alcuni giorni, là il circo Panico, ci hanno fatto questa richiesta e quindi lo stiamo mettendo a loro disposizione. Credo che piano piano, come nostra abitudine, stiamo facendo tantissime cose e stiamo riprendendo tante cose abbandonate nei decenni passati.